Signori, le VPN su Warzone. Oggi parliamo di questo argomento, che secondo me è un argomento molto importante, soprattutto dopo alcuni commenti che mi arrivano di riguardo a Lagofast, perché sto facendo video per Lagofast. Allora, partiamo dal fatto che la VPN, ragazzuoli, di norma dovrebbe essere una sicurezza per la navigazione in internet, quindi qualcosa che protegge i tuoi dati, che evita di farti entrare robe, che evita che la gente ti hacker. Insomma, la VPN di norma nasce per questo, ma noi player di Warzone la usiamo aspettandoci di trovare delle lobby bot, collegandoci a fangulopoli in India, in Nigeria, Marte, su Mercurio. Questa roba di norma funziona, ma nel senso, la lobby bot non è detto che si trova sempre, perché purtroppo la colpa non è nemmeno della VPN o di tutte queste robe qui, la colpa principalmente è del gioco, che ha uno skill based matchmaking fatto talmente coculo che nemmeno una VPN riesce a sistemare la situazione. Ma questo problema non è di Lagofast, questo problema ce l'ha qualsiasi VPN. E ci tengo a dire che questo video non è una sponsorizzazione, non è niente, voglio semplicemente parlare nel giusto. Sapete che io le cose ve le dico, che vi piacciono o no, ve le dico per come stanno. Non sono una persona che si vende per niente, non sono una persona così, voglio essere onesto con voi. E se io uso Lagofast è perché realmente mi funziona. Uno nei commenti mi ha detto: Lagofast non funziona, non riesco mai a collegarla. Non si collega, anzi, perché non ha detto non riesco, ha detto non si collega. Allora, non mi puoi dire che non si collega a uno cap un anno, forse quasi, che uso Lagofast tutti i giorni in Kazakistan, Beato Dag, ormai il Kazakistan mi conosce. Quindi non lo puoi dire. Se non riesci a collegarla, è un conto, che non si collega è un altro conto. Un altro ragazzo mi commenta: ma funziona pure da telefono? A VPN per Warzone da telefono, ma ci sì o ci fai? E io infatti educatamente ho risposto: beh, funziona pure da Nintendo DS se provi, forse anche da Game Boy Color. Insomma, il discorso è che io e Molesto vi posso assicurare che abbiamo provato tutte le VPN più conosciute: Lobby God, No Lag VPN, Nord VPN, Shark VP Minchia. Le abbiamo provate tutte, ve ne abbiamo provate un sacco di VPN e hanno tutti lo stesso problema. Non è che ce n'è una che funziona. Quando vedete certi player, giocatori, streamer che trovano di continuo lobby di AFK, gente veramente scarsa per il loro KD, io non lo so che cazzo usano, non lo so che tipo di VPN ci vuole. Magari ci sono delle VPN specifiche, magari c'è qualcosa che non sappiamo, io non ve lo so dire. Io vi posso soltanto dire che con Lagofast a volte sì, a volte no, si trovano delle lobby belle. A volte sono veramente facili, a volte trovi lobby nella media, gestibili. Poi è ovvio che ci vuole anche un po' avere le mani e sapersi muovere. Puoi anche trovare gente scarsa, però devi comunque saper affrontare un fight, per esempio 1v4, 1v3. Ci sono sempre situazioni, poi il gioco ha i suoi problemi. C'è l'arma che non trovi, c'è il bombardamento non segnalato, c'è che non ti si apre il paracadute. Ci sono anche questi problemi qua che rompono i coglioni. Quindi la VPN in sé, secondo la mia esperienza, funziona. Però su Warzone secondo me non si può ottenere il risultato bello che uno vorrebbe aspettarsi, perché Warzone è una ciolla come gioco, è una ciolla come azienda Activision, è una ciolla come sito, perché io ancora non sono riuscito a giocare a MV3 perché non mi si collega l'account, madonna di una grande troia. Insomma, ci sono situazioni un po' particolari. Lagofast però, mi sento di dire questa nota di pregio, a differenza di altre VPN, fa anche da boost della vostra connessione e del gioco. Significa che vi aumenta gli FPS. Su Warzone questa roba forse manco esiste, ma perché, ripeto, è Warzone, ma magari su un altro gioco questa roba si noterebbe. Riduce il ping, riduce la latenza, quindi nel peggiore dei casi, tra lobby di draghi senza VPN e lobby di draghi con Lagofast, ma almeno gioco con un ping più basso, gioco con dei colpi che entrano, gioco con una situazione più accettabile, ok? Quindi nel peggiore dei casi io comunque gioco meglio con Lagofast, anche quando mi trovo una lobby di draghi. Quindi questo è quello che volevo puntualizzare con Lagofast. Quindi non parlate a caso, dire questo non funziona, quello così, chi blocco D, perché voi le cose vi piace parlare, vi chiavi da occa e basta. Ma poi non è che sapete cosa c'è dietro. A me vi mostro un video dove faccio una kill, ma trovi il lobby bot. Ma tu li hai visto? Hai mai visto una mia live? Fatti a vedere la live di 3 giorni fa. Sto registrando questo video l'11 novembre. 3 giorni fa, guardati una live dove io ho bestemmiato. Il titolo della live è: ecco le mie lobby, renditi conto di che cazzo di lobby io trovo. E poi mi dici se io faccio, trovo le lobby bot. Non è che per cui vi posto una clip dove faccio una kill o mi faccio un full team, sì, che la lobby era tutta così. Vi posto quella clip proprio perché farsi quel full team mi ha gasato. Per me è stato un momento che voglio condividere. Fine.
tutto qua. Non è che significa che quella clip è tutta la partita, tutta la live, così. Perdona, quella è una clip che io prendo proprio perché è una bella scena, una bella azione. A questo penso sia scontato da dire. Infatti io non so nemmeno chi mi sto rivolgendo, perché ho un ragazzino che non pensa, un non pensante di GTA 5, non lo so. Detto questo, spero di essere stato chiaro sul mio discorso VPN, quindi prendete sempre questa, che poi apro e chiudo una parentesi. Io ho sempre detto nei video di Lagofast, prendete le lobby bot tra virgolette, sempre l'ho detto, e fidatevi che io normalmente non dovrei dirla una roba del genere, perché ogni azienda che comunque tu promuovi vuole che tu la spacci per la migliore, ma io voglio essere anche sincero con voi e quindi dico funziona, ma non sempre, perché è la verità. Detto questo, spero di essere stato, insomma, capito e aver detto un pochino tutto. Per qualsiasi dubbio commentate che vi rispondo quando minchia voglio io. No, vi rispondo, sto scherzando. Forse. Vabbè, commento.